l'etrusca disciplina, a cura dell'ingegner Luciano Vagni. Luciano, ben trovato. Iniziamo subito con la prima puntata. Ma chi erano questi etruschi? Questa è la domanda più corrente e più banale che si fa quando si parla di questo popolo. Voi pensate che già chiedirci chi erano significa che non ne sappiamo quasi niente. Ora, ci sono diverse teorie sull'origine degli Etruschi, ma la realtà è una sola. Gli Etruschi non erano un popolo, erano una lega di etnie, come tutti gli storici hanno confermano, e quindi non si può parlare di un popolo che sia avvenuto chissà da dove, ma si parla soprattutto di una organizzazione che riesce a mettere insieme tante etnie diverse sotto un'unica fede, diciamo così, che era questo rapporto molto forte con il cielo. Siamo nel secondo millennio avanti Cristo, stanno per nascere le dodecapoli greche, eccetera, quindi c'è questo desiderio dei popoli di mettersi insieme per difendersi, per avere un maggiore potere. E gli Etruschi lo fanno in modo egregio, stiamo approfittando anche del fatto che ritornano o vengono dalla Grecia un popolo meraviglioso che si chiamavano i Pelasgi, e che sicuramente avevano dei grossi legami molto più antichi con gli Etruschi, legami anche di parentela, i quali Pelasgi aiutano gli Etruschi a organizzare una società, diciamo, perfetta.